Con il battesimo di oggi Conad entra in questo mercato che non è solo un mercato ma è fatto da un bisogno dei nostri consumatori, dei loro piccoli animali. È un progetto in cui noi speriamo molto, ambiamo a diventare la prima catena nel giro di pochi anni e quindi dedicheremo molta attenzione, molta energia e risorse a questo nuovo mercato. Le ambizioni di Sviluppo Rete sono impegnative perché ci siamo impegnati tutte le cooperative Conad a sviluppare un numero di punti vendita superiore ai 100 nei prossimi 3 anni e le aspettative sono ovviamente ambiziose. Caratteristiche del punto vendita sono 2 formati, quello che è qui presente presso la Galleria La Rotonda di Modena, che è il formato più piccolo. Svilupperemo anche un formato di 400 metri quadri circa di vendita per poter dare un servizio più completo nei posti dove abbiamo delle localizzazioni adatte. Ovviamente affianchiamo al nostro prodotto a marchio, che resta uno dei cuori dell'offerta, anche tutti i prodotti specialistici che in un normale negozio o supermercato non è possibile tenere, oltre a tutti gli accessori che ovviamente servono a chi ha degli animali domestici. Parti da Modena e da Perugia, in contemporanea apriamo i primi 2 punti di vendita, saranno una quindicina entro la fine del mese di agosto per arrivare a 100 nei prossimi 2 anni e vogliamo conquistare la leadership in questo settore. E noi che cerchiamo di essere davvero persone oltre le cose, cerchiamo di seguire tutta questa serie di tendenze, andando anche a ricercare innovazione nell'ambito della distribuzione aprendo punti di vendita che sono dedicati agli animali. In più cercando di fare con appunto la federazione e le federazioni degli animalisti un'operazione che cercherà di portare anche alimenti per quegli animali che sono abbandonati nell'ambito dei canini, credo che ve ne aveva parlato l'onorevole Brambilla, proprio perché solidarietà, muoversi verso gli altri significa farlo nei punti vendita dove vendiamo i prodotti per le persone e che facciamo tanto, però anche nell'ambito degli animali c'è chi soffre e bisogna cercare di alleviare questo problema.